vai stare zitta per un attimo. Caspita, e poi stai leggendo tutti sbagliato, imbecille. Lo fa proprio imparare a memoria. Non so, imbecille. Sì, che sei imbecille. Buongiorno. Buongiorno. Bello spettacolo. Tesoro, mi faccio bella a casa. Non si fanno queste cose qui. Si fanno e lo sa benissimo. Poi, dopo che avete chiuso i parrucchieri, qua dentro tutto è permesso. Mi riferisco alla ceretta. Non è permesso farsi la ceretta qui dentro. Oh, sì, non è permesso. Beh, signorina, devo continuare gli esami. Sono esami di routine. Li vede questi due barattoli? Li deve aprire bene, così. E poi richiudere. Deve metterci dentro le sue feci e la sua urina, non insieme. Prego. Che ho colloco dentro? Sì. Deve metterci le sue feci e la sua urina. Urina e? Feci. Deve cagare e pisciare lì dentro, tonta. Ah, sci cocò. Devo fare sci cocò qui dentro. Sì, sì, vengo a prenderli domani. Hai dormito bene? Dormire bene stanotte. Se hai bisogno di qualcosa, vieni nel mio studio, posso darti delle pillole per dormire meglio. Ehi, dottore, io voglio le pillole. Chiedile all'infermiera. E você, perché che fai questo? Devi due? Cara, questo è il prezzo che si paga per farste bella, eh. Cosa pensa? Dai, prendi la sigaretta e i fiammiferi di sopra. Ah? La sigaretta, voglio fumare, i fiammiferi. Os cigarros e os fósforos. Ecco, passami. Eu sinto falta da minha família, não tem nada para fazer aqui. Você tem sempre alguma coisa para fazer. Niente. Nada fazer aqui. Nada. Niente da fare quase, dice. Poi, se tu não há imaginação, guarda. Tem uns homens jogando futebol. Futebol, entende? Futebol, lá fora. Calcio. Gli uomini giocano a calcio. Mamma mia. È vero, lo sai. Gli uomini possono uscire, distrarsi. Noi donne siamo più sfigate. Principalmente sono sceme come te. Una volta c'erano i parrucchieri, una sorta di salone di bellezza dove le donne potevano pettinarsi, fare la piega. C'era sempre un mucchio di africana. Stavano sempre lì a fare le trecce. Mamma, come puzzavano. Però le piaceva andare da parrucchieri. Chi è parrucchieri? Parrucchieri. Pentinarsi i capelli, dai, lo sai te. E perché non tem mais parrucchieri? Una sera, una rumena ha rubato un paio di parrucci. Si è tagliata le vene, poi la servita tutte con te da parte. Buongiorno ragazze, tutto bene? Buongiorno. Che fate? Sto facendo la ceretta, guarda. Ah, che bella ceretta, l'ho fatta anch'io ieri. Mm. Ma funziona? Sì, sì. È buona? Beh, la pelle liscia, si vede, sai, quelle cattive ti lasciano dei peletti sparsi in giro, poi la devi rifare da capo, una vera noia. Ah, mi dimenticavo. Ti ho portato questa, non c'era nel tuo kit. È una scheda telefonica. Puoi telefonare se vuoi. Tieni. Capisci? Puoi telefonare, 5 euro per telefonare. Ah, obrigada. Grazie, ribambita. Grazie, ribambita. No! Grazie. Grazie. Sono dimenticata, te ne porterò uno. Scusa, mossa, che... Che c'è? Io queria papel e caneta. Scrivere. Sì, vuoi una penna e della carta, vero? Penna e carta, sì, per scrivere. Grazie. Non è possibile, cara, mi dispiace. Ordini superiori. Ah, dimenticavo, quando vuoi telefonare, devi farti accompagnare da una guardia, devi prima dire chi vuoi chiamare. Perché il direttore deve approvare. Bene,
Io vi lascio. Ciao. Ciao, ciao. Bene, io vi lascio. Ciao, ciao, ciao. Cornacchia figlia di puttana. Un giorno le picco con la sua stessa lingua e lo lascio lì in bagno a dondolare sopra la merda. Che? Niente, lascia perdere. Niente, lascia perdere. Non imitarmi. Distrutta, eh? O quê? Esse barulho de noite, agora esses pernilongos. Eu não consigo dormir. Preciso trocar de roupa. Puxa! Cosa? Ah, i vestiti. Guarda che sei già stata fortunata. Ti ho dato pure le lenzuole lì, pulite. Io ho dovuto accontentarmi con quella che c'erano già. E chissà chi ha dormito prima di me. Con un negro di ideologore. Forza! Forza! Apri la coda! Dovete fare la coda! Attenzione! No! Potete pisciare adesso! Venite con me! State giù! State giù! Madonna! Siete dei muri! Forza! Allora! Ma chi è questo? Chi è questo? Sono i nuovi sbarcati. I sbarcati! Tu vai in barca per il mare, poi sbarchi da qualche parte. Vedi? Sbarcano proprio qua. Ma non ti preoccupare, perché ci ho già pensato io. Non metteranno nessun altro qua dentro, guarda. Tem muita gente. Gente! Cazzo, cosa ti aspettavi? Sono meravigliosi, sono seus. Certo che sono miei. Ti piace? Sì, mi piace. Sono belli, eh? Tu non mai avuto uno così, vero? Lindo questo. Bello, è bello. Questo è uno dei miei preferiti. Poi tutti questi ricami in dorati, in neri, sono proprio bello. Senti il tessuto, guarda com'è morbido. Tu da dov'è che vieni, te? Interior do Ceará, Serra do Jegue. Serra del Jegue? Ma che cazzo può avere in un posto del genere? Solo asino e cactus, eh? Parece o vestido de uma atriz de novela. É velho. Anche a me piacciono le telenovelas. Qua ogni tanto ci fanno vedere, guarda.
Poi sentire Regina Duarte che parla in una lingua che non è la sua, con quella voce strana in italiano. Ah, então você conhece Regina Duarte? Ti ho detto che qui ci fanno vedere. Allora, deve scegliere uno, dai. Ah, todos são lindos, todos. Lo so che ti piacciono tutti, ma deve scegliere uno, non posso mettere tutti insieme. Ah, esse aqui. È vero, questo è uno dei miei preferiti. Con questo colore carne, mi sta benissimo, guarda. Poi va benissimo col mio boa turchese, prendi. Esse? Sì, quello. Dammelo. Ecco, vediamo. Sì, questa sera me lo metto. Ma oggi dove você vai? A lavorare. Come pensa che posso permettermi tutto questo lusso qui dentro? È lindo, molto bello. Sì, bello, eh? Mm. Forse non sei di tutto scema, guarda. Tu sei Sonia Maria Aparecida Santos do Nascimento? Devi venire con me, devo verificare i tuoi dati. Vieni, venire con me per dati, informazione. Então, io telefonare, posso telefonare? Oggi c'è casino, vediamo. Da, cosa è successo adesso? Nada. Come nada? Si vede. Dai, cosa è successo? Io menti pra mia famiglia. Che grave. Hai mentito alla tua famiglia? Ti metteranno in galera per questo, guarda. Dai, cosa è successo? Eu disse che... Ho detto. Dai, caspita. Devi imparare, no? Ho detto. Sì? Che moro in una casa linda come i ricchi delle novelle. Hai detto alla tua famiglia che abita in una villa di ricconi? Che forte che sei, guarda. Ho detto. Che vuoi mi casare con un italiano ricco. Hai detto che ti sposerai un italiano ricco? Magari un Agnelli, eh? Ai, Agnelli, fammi venire adesso, dai. Ai, scusami, dai, stavo scherzando. Lo sai quando tu mi lascio prendere della mia vena artistica? Perché tu potresti fare il cavaliere, lo sai? Sei comica. Dai, cosa è successo? Non vedi, vado a lavorare. Lavorare? Sì, questo è il mio lavoro. Aspetta, adesso mi metto la mia parrucchina, vedrai. Lo vedi? E onde è che você vai lavorare? Tesoro, tutto il mio lavoro qua è questa roba, così. Mi metto bella e poi vado. Ma onde? Dove? Ma qui, proprio qua dentro. Ah? Qui dentro. Non riesco. Tu non riesci a capire qual è il mio lavoro. È questo. Come è questo? È questo. Cazzo, guardami. Adesso vediamo un po'. Prendiamo un po' di musica. Così tu imparerai, vedrai come faccio io. Vediamo un po', uno, due, è questa, ecco qui. Vedi? È questo il lavoro che faccio. Prima c'è il sipario, che si apre. Lo senti? Lo senti la canzone? Ecco, c'è il pubblico da cantare. Tutti mi aspettano. Io piano piano comincio a avvicinarmi. Così, come stai facendo adesso? Crying over my mistakes. Poi mi posiziono davanti al pubblico. Così, non mi aspettano, eh. Vogliono vedere.
Crochê, que bonito! Eu não sei fazer muitas coisas, até gostaria, mas não tenho talento. O que você está fazendo? Uma blusa? Regina. Que tal um pouco de música? Regina, eu posso fazer alguma coisa com você? Posso me sentar perto de você? Dói?
inchado. Você passou alguma coisa? Uma crema. E gelo? Não, niente, ghiaccio. Eu posso pedir um pouco de gelo para você? Dai. Não te daranno mai, ghiaccio, guarda. E o médico? Scherzi. Chiamare quello porco lì. Logico, non fanno così. La verità è che vorrebbero essere inculati. Ma non ho proprio le palle per ammetterlo. Uma vez meu patrão me tratou muito mal lá no Brasil. Me botou pra fora da loja na porrada. Disse que eu tinha roubado dinheiro. Fiquei com o olho roxo 3 dias. E avevi roubato i soldi? Claro que não. Um stronzo allora, eh? Foi a minha melhor amiga. Colocou a culpa em mim. Veramente? Que troia. E tu cosa ne hai fatto? Nada. Um pouco, eh? Deixei de falar com ela, só isso. Ao menos denunciá-la. Pra quê? Não existe justiça? É velho. Caramba. Preciso trocar de roupa. Putz. Se puoi scordare, guarda. L'operatrice se ne frega.